Giovanni Caruana, qual è la situazione attuale per quanto riguarda i produttori agricoli a Ribera? È vero che non riescono ad irrigare i campi? Sì, dopo aver registrato purtroppo un disastroso ritardo, siamo di nuovo punto e da capo. Da fine settimana scorsa, giovedì e venerdì mattina, in pratica abbiamo avuto la notizia che non c'era più acqua e siamo a oltre metà settimana e ancora non c'è acqua in nessuna parte del comprensorio servito dall'Antica Castello, perché pare che ci sia. Perché parliamo sempre con i pare e i fos, non c'è nessun interlocutore ufficiale che dia notizie certe, pare che ci sia un ennesimo guasto all'adduttore principale, per cui tutte le vasche sono vuote. Ecco, quali sono per ora le colture che sono a rischio? Ma le colture che sono a rischio, che hanno già perso, diciamo, parte della produzione, e se l'agrumeto, senz'altro. La frutta estiva ormai siamo agli sgoccioli, non c'è più niente, ma l'agrumicoltura è a forte rischio. Ci sono ancora zone e aziende che debbono irrigare per la prima volta e siamo a metà estate inoltrata. Quindi c'è qua un'intera economia di tutto il comprensorio che è messa in discussione. Quali sono adesso le prospettive? Perché queste cose evidentemente vengono denunciate, ma c'è qualcuno che dovrebbe dare delle risposte. Ma le prospettive, qui purtroppo la realtà è che in Sicilia, da quanto si parla di questa riforma dei consorzi di bonifica, abbiamo un ente che è stato accorpato ad altri cinque delle varie province, la Sicilia occidentale, che viene amministrato da Palermo e sul territorio abbiamo i poveri dipendenti, i guardiani che non hanno che risposta darti, perché non c'è nessun interlocutore. Questi signori hanno deciso di mandare per l'ennesima volta le bollette per il famoso sotteso 80 euro ettaro, irrighi o non irrighi anche per i terreni abbandonati, e li hanno mandati. Nessuno è qua abilitato a dare spiegazione, nessuno nel territorio che dica una parola. Hanno deciso di fare pagare l'acqua a 21 centesimi senza acconto e in maniera totale in anticipo. La gente ha pagato da 15 giorni la bolletta e ancora aspetta l'acqua.